Alcuni direbbero che la qualità più importante per un pugile è avere cuore. Frank invece direbbe un pugile che ha solo cuore sta tranquillo che le prende di sicuro e di brutto. Credo di aver conosciuto un solo pugile che era tutto cuore. Mi chiamo Dangerous Dillard, spizzo di spezzo, boom boom barcia, vengo dalla contea di Broward, Texas! Danger era apparso un paio di anni prima. Era venuto a visitare Los Angeles con Hervel, l'ultimo amichetto di sua madre. A quanto pare poi Hervel si era perso ed era tornato in Texas. Danger lo cercò per una settimana, prima di presentarsi alla palestra. Ehi, sia chiaro, glielo voglio dire, io non ho niente contro i negri. Buono a sapersi. Già, beh, una cifra di gente dalle mie parti mica li sopporta. Ma la mia madre mi ha insegnato che non devo torcere un capello ad anima viva, né negri né bianchi. Brava donna tua madre, posso fare altro per te? Anche alla più banale delle domande, Danger si impegnava a rispondere, sempre e comunque. Ecco, signore, io vorrei diventare il campione del mondo dei pesi welter. E ho intenzione di sfidare il famoso Cobra di Detroit, Thomas Pugno d'Acciaio Hearns, per gonfiarlo e portarmi a casa il titolo mondiale dei pesi welter. Chiudi quella fogna, bim bum ba. Non sei classificato. Devi combattere almeno un incontro per classificarti. Combatto contro chiunque quando mi pare. Che paura. Sei un duro, eh? Su, andiamo, sali su. Combatti contro di me. Sharel. Con piacere. Lascialo stare. Danger, va ad allenarti. D'accordo, signor Scrap. Oh, bella quella calzamaglia, Danger. Tanto ti rompo il culo più tardi, Olivia. Fratello, ti stanno una favola quei calzoncini. Ridalla a mamma la calzamaglia. Sorel Berry aveva un gancio sinistro che poteva abbattere un carro armato, ma un cuore della grandezza di una lenticchia. Frankie comprò l'Hype Pit da Bobby Malone 17 anni fa. Bobby voleva tornare in Florida e Frankie aveva bisogno di un'entrata fissa. Bobby morì mentre faceva le valigie. E Frankie scoprì che le palestre non sono un grande investimento. Sbaglio, ti avevo detto che non volevo Danger tra le palle. Non fa male a una mosca. Fa male a me. Mi spezza il cuore vedere che tira pugni in aria come se rispondesse ai colpi. Senti, quante volte devo dirti che la candeggina è candeggina? Perché non compri quella che costa meno? Spendi un patrimonio ogni volta. Perché ha un odore più decente. La candeggina, odore di candeggina.